knights have changed face. Ma adesso i cavalieri hanno cambiato faccia. Today the knights, they are called Monsanto, Cargill, Nestle. E ora oggi i cavalieri si chiamano Monsanto, Cargill, Nestle. And they're also coming running. E anche adesso vengono con le lance. Give me your money. Dammi i soldi. You can only plant my seeds. Tu puoi piantare solamente i miei semi. I bought the water. Now you must buy from me in bottle. Io ho comprato l'acqua, quindi da adesso la devi comprare da me in bottiglia. And if you want to complain? E se ti vuoi lamentare? I'm a friend of Berlusconi. What do you want? Non c'è problemi, c'è il mio amico Berlusconi. So, cosa vuoi? The situation of the world is the same. Quindi la situazione del mondo è la stessa. Prabhupada used to call it the cheaters and the cheated. Prabhupada lo chiamava gli imbroglioni e gli imbrogliati. You can choose. Puoi scegliere. Do you want to be the cheater or do you want to be the cheated? Tu puoi scegliere, vuoi essere colui che frega gli altri o quello che viene fregato. And the majority of people say. E la maggioranza della gente dice. If I'm going to be cheated, better I become a cheater. E la gente dice, se c'è il pericolo che io venga fregato, meglio che io sia uno dei fregatori, degli imbroglioni. But when you're a cheater, ma quando sei imbroglione, you're cheating yourself. Praticamente imbrogli te stesso. You take away what you're looking for. Tu praticamente porti via ciò che cerchi. What you are wishing to find, you're throwing it away. Quello che tu avresti desiderio di trovare lo butti via. What a paradox. Che paradosso. So now we are here in Jharkhand. Per esempio, invece adesso siamo qui a Jharkhand. La fattoria della misericordia. La fattoria della misericordia. Wonderful place. È un posto meraviglioso. What are we doing here? Cosa stiamo facendo qui? Are we cheaters or cheated? Siamo imbroglioni o imbrogliati? That is our question. Questa è la nostra domanda. If we serve Krishna, se noi siamo servitori di Krishna, and we give the message of Prabhupada, e diamo agli altri il messaggio di Prabhupada, to everybody who comes here, a tutti coloro che vengono qui, then we are not cheaters. Allora non siamo più imbroglioni. And we are also not cheated. E non siamo nemmeno imbrogliati. That's a special thing about this place. Questo è la particolare caratteristica di questo posto. This is the special characteristic of any place where sadhus meet. Questa è la speciale caratteristica di tutti i posti nei quali si incontrano gli spiritualisti. Dharma Prochita Kaitavatra. Sadhus reject the cheating mentalities. Gli spiritualisti rifiutano la mentalità dell'imbroglione. They say no. Loro dicono no. We don't want this. Noi non vogliamo questo. We want to listen to the real saint. Vogliamo prestare ascolto ai reali santi. Roma Harshana Sutra was rejected. Roma Harshana Sutra fu mandato via. He was rifiutato. Kicked out from the Vyasasa. Fu sbattuto via dal Vyasasa, dal trono di quello che parla nella coscienza di Cristo. Out of here. Fuori di qui. And then the sadhus put another person there. E allora i discepoli misero sulla sana un'altra persona. You see the Vyasasa. Voi sapete il Vyasasa, il seggio di chi parla di Krishna. It's the place where the teacher may sit. È il posto nel quale può sedersi l'insegnante. Whoever is not a cheater, he can sit there. Chiunque non sia un imbroglione può sedersi. If you're a cheater, you will be removed. Se sei un imbroglione, ti toglieranno di mezzo. Krishna will make the arrangement. Krishna farà tutti i piani. Sooner or later. Prima o poi. Therefore, quindi, we should give up cheating. Quindi noi bisogna lasciare rifiutare la fregatura di fregare gli altri o di essere imbrogliati. What's the worst cheating? E qual è la peggior fregatura? It's cheating yourself. È
fregare se stessi, imbrogliare se stessi. Because if you cheat yourself, then you cheat the whole world. Perché se imbrogli te stesso, poi imbroglierai tutto il mondo. If you have sex, se fai sesso, without being married, se fai sesso senza essere sposato, you are cheating. Tu stai imbrogliando. If you intoxicate this body you have, se intossichi il tuo corpo, your sacred body, il tuo corpo sacro, it's so sacred and you can do so many wonderful things. Il corpo è così sacro che puoi farci un sacco di cose meravigliose. But if you continuously intoxicate this body, ma se tu intossichi continuamente questo corpo, you just cheat yourself. Semplicemente ti stai imbrogliando. Then you cannot even have a nice family. E non puoi avere nemmeno una bella famiglia. Everything breaks apart when these things fall. Tutto crolla poi quando le cose vanno avanti così. And you should also not cheat the animals. E non puoi nemmeno imbrogliare gli animali. Because the animals, they don't like to be killed. Perché agli animali non gradiscono essere uccisi. Therefore you should not kill them. È per questo motivo che non dovete uccidere gli animali. If you're cruel to the animals, se siete crudeli verso gli animali, then you will not understand what is love. Non capirete mai cos'è l'amore. No. No. And if you don't know what is love, then how will you fight love? E se non sapete cos'è l'amore, come fate a trovare l'amore? That is my question. Questa è la mia domanda. And last not least, e come si dice? Ultima ma non meno importante, the subject of money. Parliamo dell'argomento dei soldi. Money is a very complicated issue. I soldi sono una faccenda molto complicata. You know, some people get killed just for $100 or less. C'è gente che viene uccisa anche per meno di €100, $100. It's just a little piece of paper. Praticamente un pezzettino di carta. And it says $100. E c'è scritto sopra $100 o €100. Somebody said, give it to me. E tu lo dai a me? He said, no, it's mine. E no, è mio. So then he takes a knife and stabs you and takes your $100. Quello dice appartiene a me, l'altro dice no è mio e prende un coltello e lo uccide. So what a strange situation. Che situazione strana. Nobody's gonna kill me for a flower. Nessuno mi ucciderebbe per un fiore. But a flower is more beautiful than a $100 bill. Ma un fiore è molto più bello di una banconota da $100. It even smells. E profuma pure. Money is sweeter than honey. C'è un proverbio che dice i soldi sono più dolci del miele. So the world of cheaters, they're very very enamored with money. Quindi il mondo degli imbroglioni e imbrogliati, degli imbroglioni, è estremamente innamorato dei soldi. One friend of mine. From the Amazon jungles of Colombia. Un amico di Marajo, dell'ambasciata di Colombia. Della foresta amazzonica. Grazie, molto differente. No, della foresta amazzonica della Colombia, grazie. Aiutate. He gave a class. Lui ha dato una lezione. And he blew everybody's mind. E praticamente ha mandato tutti fuori di testa. He said, everybody's against money. Ha detto tutti sono contro i soldi. I don't agree with them. Io non concordo con loro, non sono d'accordo. Money is very useful. I soldi sono utili. You can glue it on the wall like wall decoration. Li potete incollare al muro come delle belle decorazioni. You can also maybe do some good thing with it. Ci potete fare anche delle decorazioni. Delle altre belle cose. But if you think that money is more than a decoration, però se voi pensate che i soldi siano più che una decorazione, then you forget the whole essence of life. Allora praticamente dimenticherete tutta l'essenza della vita. So you have to decorate your life with money.
Quindi voi dovete decorare la vostra vita con i soldi. So you can decorate your home or you can decorate a temple. Sì, ci potete decorare la casa, decorare il tempio. You can decorate your car. Ci potete anche decorare la macchina. You can decorate your physical body. Ci potete decorare il vostro corpo fisico. So many ways you can decorate with money. In tanti modi voi potete decorare con i soldi. But it is always something external. Però è comunque sempre qualcosa di esterno. With money you cannot go inside of yourself. Con i soldi non potete entrare dentro nell'intimo di voi stessi. You cannot decorate your inside. Non potete decorare, abbellire l'intimo di voi stessi. That you have to do in a different way. Questa cosa la potete fare in un modo differente. And that's what we are teaching here in the temple. E è questo che noi insegniamo nel tempio. How to decorate your inside. Come abbellire la nostra interiorità. How to make yourself more beautiful. Come rendere voi stessi più belli. And that is possible by chanting the holy names of the Lord. E questo è possibile cantando il santo nome del Signore. And learning how to utilize everything properly. E imparare ad utilizzare tutto in modo appropriato. Usually when you decorate, di solito quando decorate, then you're trying to have some concept what you want to achieve. Di solito uno ha un progetto di quello che vuole raggiungere. When you chant the holy names of the Lord, quando voi cantate il santo nome del Signore, there's only one thing you want to achieve. There's only one thing you want to achieve. C'è una sola cosa che volete raggiungere, which is purification. Che è la purificazione. It is your own beauty. E questa è la vostra propria bellezza. It is your own maturity. Che è la vostra maturità. You can do such wonderful things. Potete fare cose così meravigliose. If you find the treasures which are inside of you, se voi trovate il tesoro che è dentro di voi, and that you can reach, e potete raggiungerlo, chanting the names. E questa cosa potete raggiungerla cantando il santo nome. Every time you chant, ogni volta che cantate potete farlo. You become more beautiful. Voi diventate più belli quando cantate. The real decoration of your life takes place. E allora si attua il vero abbellimento della vostra vita. It doesn't matter how many years old you are. Non importa quanti anni abbiate. This has no meaning at all. Non c'è nessun significato. Non conta niente. The only thing which is important is that you know how to smile. La cosa che è più importante è che voi sappiate come sorridere. And speak about Krishna. E parlare di Krishna. And decorate the world of love. E decorare il mondo dell'amore. Which is the world of the ashrams. Che è il mondo dell'ashram. The ashrams, they are little worlds of love. L'ashram appartiene al mondo dell'amore. If you live in your home, se voi vivete a casa, if you live with your parents, se voi vivete con i vostri genitori, or with your wife and children, o con la vostra moglie e i vostri bambini, you can also decorate that place. Anche voi potete abbellire quel posto. And make it a spiritual oasis. E farlo diventare un'oasi spirituale. But you should not forget that we all need places to take shelter of. Però non dovete dimenticare che c'è un posto nel quale potete prendere rifugio. And that is the temple. E questo è il tempio. This is the place where those who are not married can go. Questo è il posto dove possono venire coloro che non sono sposati. Those who are married and have many children, they cannot go to the temple. Quelli che sono sposati e hanno tanti bambini non possono venire al tempio. Yeah, they can come to the Sunday feast. Possono venire quando c'è la festa della domenica. They can also come and do seva.
possono venire e fare qualche servizio. But they cannot come with all their stuff and move in the temple. They Ma loro non possono portare tutte le loro cose e trasferirsi nel tempio. They have too much stuff. Perché hanno un sacco di cose. It doesn't fit anywhere. E non c'entrano. This is the problem of the private life. Questo è il problema della vita privata. You accumulate too much stuff. Che uno accumula così tanta roba. Actually, we should accumulate more love. In realtà noi dovremmo accumulare più amore. More space. Più spazio. To accommodate others. Dobbiamo ecco, più spazio per accogliere gli altri. That's why the temples always have to grow. È per questo che i templi devono sempre crescere. Because always more people are coming. Perché viene sempre più gente. Until we get tired of it. E dobbiamo farlo fino a che non ci stanchiamo. Oh, this is getting too much. This is getting too much. Ah, sta diventando troppo grande. Let's open another one. Apriamo un altro. Send half of the people here, the other there. E quindi quindi continuiamo a mandare, dividiamo insomma, mandiamo qualcuno di qua o qualcuno di là. Small is beautiful. Piccolo è bello. Too big is always big problem. Se lo troppo grande, tempio troppo grande è sempre troppi problemi. So actually we are not ambitious. In realtà noi non siamo ambiziosi. We're just practical. Noi siamo pratici. So if somebody has the wish to give shelter to others, quindi se uno ha il desiderio di dare rifugio agli altri, then you help him. Allora lo aiutiamo. And then we do something very beautiful together. E allora cerchiamo di fare qualcosa di bellissimo insieme. We can decorate the place so wonderful. Noi possiamo rendere un posto così bello that nobody wants to go away. Che nessuno poi se ne vuole più andare. They say this is fantastic. I stay here. E dicono ma questo è fantastico. Questo posto è fantastico. Io rimango qui. And then they ask him, what you want to do here? E allora ti viene chiesto, cosa ci vuoi fare qui? Then he must give the answer. E allora lui deve dare questa risposta. I want to come here to make this place even more beautiful. Io sono venuto qui per rendere questo posto ancora più bello. And everybody's happy. E allora tutti diventano felici. Once I heard a description about a Zen monastery. Una volta ho sentito la descrizione del monastero di Zen monastery. Ah, del monastero Zen. Zen, ah scusate, del monastero Zen. He knocked at the door. Uno bussa alla porta. And the monk opened the door. Il monaco apre la porta. Said, what do you want? E dice cosa voglio? Cosa vuoi? He said, I want to be a monk. E allora quello alla porta dice io voglio diventare un monaco. E gli viene messo la porta in faccia. E chiude la porta. Next day, il giorno dopo, again open the door. Lo stesso apre la porta. What do you want? You're still here. Cosa vuoi? Sei ancora qui? Oh, I want to become a monk. Oh, io voglio diventare un monaco. E gli richiude la porta in faccia. Close the door. Chiude la porta. The third day, il terzo giorno, open the door, apre la porta, and put a little plate of soup there. E mette un piatto di minestra. And close the door. E chiude la porta. The guys, two days sitting here now. Let me eat a little soup. Sono due giorni che sto seduto qui davanti. Fatemi mangiare un po' di minestra. He starts eating the soup. Lui mangia la minestra. The door opens. La porta si apre. I knew you were just coming here to eat. Io allora l'ho capito, te sei venuto qui per mangiare. That's what you come here for. Ecco perché sei venuto qua. Go away. Vattene. E io richiudo la porta in faccia. Like this he spent 5-6 days. E in questo modo, con tutta questa tiritera, è andato avanti per 5-6 giorni. Only then they let him come in. Gli ha permesso di entrare dentro. So, quindi Prabhupada was so merciful. Invece Prabhupada è stato così misericordioso. He invited us to the Hare Krishna Love Sunday feast. Lui ci invitava alla
festa della domenica dell'amore, Hare Krishna. And he said to everybody, e lui diceva a tutti, come and join us. Venite e unitevi a noi. Join and eat the delicious food offered to Krishna. Unitevi a voi e mangiate quel cibo delizioso offerto a Krishna. And then you can sing in the kirtan with us. E poi potrete cantare nel kirtan insieme a noi. And you can watch the drama. E potete anche guardare il teatro, l'opera teatrale. Today we're going to have drama from Bologna. Noi oggi avremo uno sketch teatrale da Bologna. A famous comedian. Ci sono dei famosi attori di Bologna. Where are they? Il famoso attore di Bologna. Dove c'è Gendra? Gendra, dove c'è? Oh, they are preparing. No, è qui per vedere. Ah, there. È lì. So quindi, oh, there he is. So we will see this today. Quindi oggi vedremo qualcosa. Vedremo questo. So our program is so beautifully decorated. Quindi il nostro programma è abbellito così bene. And everything is done with love. Perché tutto è stato fatto con amore. And that is what makes a temple such an important place. E è questo che rende il tempio un posto così importante. Now our Siddhanti Maharaj. Ora il nostro Siddhanti Maharaj. He has opened 4 centers in the Canary Islands. Lui ha aperto 4 centri nell'isola Canaria. And he's also preaching all over Spain and Mallorca. E lui predica anche nella Spagna e a Mallorca. If you want to visit him, se volete andare a trovarlo, you just talk to him. Parlateci. Who doesn't want to go to Mallorca and to Tenerife? Dice chi è che non vuole andare a Mallorca e a Tenerife? But when you go, please go there to make those temples more beautiful. Però quando ci andate, andateci per rendere più belli i templi che ci sono. Don't just come there because you want to have a nice holiday. Non andateci solamente per avere una bella vacanza. But this is what Krishna is. He's so merciful. Però questo è ciò che è Krishna. È così misericordioso. He wants your love. Lui vuole il vostro amore. And he made places of love. E ha fatto dei posti d'amore. They are called ashramas. E questi posti si chiamano ashram. You know? Per favore, no, voi sapete. How much you pay now in Italy for an apartment? Quanto pagate in Italia per l'affitto di un appartamento? In the city, 500 euro, 700 euro. 500 euro, 700 euro. You have to get that every month. Voi dovete fare in modo che tutti i mesi. Just that you can go there and sleep. Voi un posto così lo pagate tutti i mesi semplicemente per andarci a dormire. And so you can use the bathroom. E solo per usare il bagno. Because how are you going to get 700 euro every month? Perché come fate a rimediare 700 euro tutti i mesi? No, you have to have a very good job. Dovete avere sicuramente un buon lavoro. So, and that's the cheapest. Eppure, e qui parliamo degli appartamenti, quelli meno costosi. So everybody who is not a big worker, quindi tutti coloro che non sono dei gran lavoratori, with a very good job, che non hanno un veramente buon lavoro, they're just working to pay rent. Lavorano solo per pagare l'affitto. Year after year. Anno dopo anno. Pay my rent, pay my rent. Paga l'affitto, paga l'affitto. When you understand the nature of this world, quando voi capite la natura di questo mondo, then you will understand. Allora capirete che Srila Prabhupada, opened oasis. Ha aperto delle oasi.
such wonderful sweet places, dei posti così meravigliosamente belli, where everybody can take shelter, dove tutti possono prendere rifugio. In some of our eco yoga farms, in alcune delle nostre eco yoga farm, fattorie, we get volunteers visiting us. Noi accogliamo anche dei volontari. Sometimes 20, sometimes 30, sometimes 40 people coming in one day. Qualche volta arrivano 20, 30 o addirittura 40 persone al giorno. And we always say, e noi diciamo sempre, welcome, benvenuti. We were waiting for you. Noi stavamo aspettando voi. This is what Prabhupada taught us. Questo è quello che ci ha detto Prabhupada. To accommodate everybody. Di accogliere tutti. How many people can sleep in this room? Quanta gente può vivere in questa stanza? Well, look how many people are sitting in this room. Se vedete, guardate quanta gente può sedere in questa stanza. Can you still stretch out your legs? Potete anche stendere le gambe? And still put your head on your arm? E mettervi la testa sul braccio? That means as many people as we are here, or even some more, can sleep in this room. Significa che tutte le persone che sono qui, e magari pure di più, potrebbero dormire in questa stanza. That's what Srila Prabhupada taught us. Questo è quello che ci ha insegnato Srila Prabhupada. Then you can do wonderful things. E allora con questa mentalità puoi fare cose meravigliose. Then you can discover real beauty. E allora puoi scoprire la reale bellezza. When Prabhupada came to Paris, quando Prabhupada venne a Parigi, the devotees only had a small family house rented. I devoti avevano semplicemente un piccolo appartamento familiare, three a fine affitto, tre stanzine. Little second floor. C'era un piccolo secondo piano. And devotees came from all over Europe. E vennero devoti da tutta Europa. By cars. E vennero con la macchina. The neighborhood never seen such a thing before. I vicini non avevano mai visto niente del genere. They got invaded by the devotees sleeping in the cars. E vennero invasi da devoti che dormivano nelle macchine. And the little kitchen. E c'era anche una piccola cucina. Cooking for all the devotees plus for a preaching program every night in the school of architecture. E tutti i giorni in quella piccola cucina si cucinava per i devoti e per un programma serale nella scuola di architettura. Where at least 800 people would come. E in questo posto venivano come minimo 800 persone. Everybody wanted to meet Prabhupada. Tutti volevano incontrare Prabhupada. And Prabhupada made it possible. E Prabhupada rese tutto possibile. I can only remember one thing from these days. Io di quei giorni, dice Guru Maharaj, posso ricordare una cosa. The sweetness of being with Prabhupada and so many devotees. La dolcezza di essere con Prabhupada e con così tanti devoti. So, decorating this world. Quindi, abbellire questo mondo means open the door of your heart. Serve per fare questo aprire le porte del cuore. And let Govinda come in. E allora viene Govinda. Well, he's already in your heart. Che in realtà è già nel vostro cuore. Now you have to act on his behalf. E ora dovete agire in sua vece, agire per lui. If you don't know what to do, se non sapete cosa fare, then come and talk to the devotee. Allora venite qui e parlate con i devoti. They have a lot of idea what you can do. Loro hanno un sacco di idee per dirvi quello che potete fare. And many surprises you will see there. E qui vedrete cose molto sorprendenti. And you will grow up and become mature. E crescerete e diventerete un gioiello. Now today I want to invite all of you. Io oggi voglio invitare tutti voi. That you please become members. Per favore diventate membri. Of the wonderful effort to defend the rights of Mother Nature. Diventate membri del meraviglioso sforzo della difesa di Madre Terra. Those who are living in temples.
quelli che vivono nei templi, they defend this anyway. Loro la difendono in ogni caso. They believe in this Mother Earth's mercy. Loro credono nella misericordia di Madre Terra. Because they're living by the mercy of Mother Earth. Perché vivono per la misericordia di vivono a causa della misericordia they're di Madre living Terra. By the mercy of the devotees. Loro vivono a causa della misericordia di grazie alla misericordia dei devoti. You can understand it. Potete capirlo. That life is so wonderful. Che la vita è così meravigliosa. Krishna has made so many arrangements. Krishna ha fatto tante cose. And he has allowed us all. He has allowed us all. E ci ha e ha permesso a tutti to be in his home. Di stare a casa sua. When we want to protect this home, quando noi vogliamo proteggere questa casa, if we accept that we should not harm Mother Earth, se noi accettiamo che non dobbiamo ferire Madre Terra, that we should defend the in those who cannot defend themselves. Noi dobbiamo difendere quelli che non possono difendersi da soli. Then we will follow in the line of Chaitanya Mahaprabhu. E allora facendo questo noi saremo dei seguaci della linea di Chaitanya Mahaprabhu. Our spiritual teachers, i nostri maestri spirituali, they're the friends of the poor, sono amici dei poveri. They're the defenders of the innocent. Loro sono i difensori degli innocenti. And they want to extend the helping hand to every soul. E vogliono estendere le loro maniche, le mani che aiutano a favore di ogni anima. The guardians of Mother Nature. I guardiani di Madre Natura. They can do so many things. Possono fare tante cose. I will not even tell you what you can do. Non mi ci metto nemmeno a dirvi tutto quello che possono. State facendo adesso. Like we are now having an international campaign to ask all the governments in the world to give status of legal rights to Mother Nature. Per esempio, Maharaj dice che stiamo portando avanti una campagna internazionale per in tutte le nazioni perché venga dato uno stato legale, uno stato sociale riconoscibile a Madre Terra, un riconoscimento legale. According to the Srimad Bhagavatam, Mother Earth was so concerned with us and our difficulties that she went to request Krishna to come to this world. Se leggete lo Srimad Bhagavatam c'è scritto che Madre Terra era così preoccupata per le difficoltà degli umani che lei stessa andò da Krishna a chiedere di intervenire a nostro favore. Mother Earth supplies us with everything. Madre Terra ci fornisce di tutto. Prabhupada wanted us to live self-sufficiently. Prabhupada ci ha insegnato a vivere in maniera autosufficiente. He had so many wonderful things to teach us. Lui aveva un sacco di belle cose da insegnarci. We didn't learn all of them. Noi non l'abbiamo imparato tutto. Because his vision was so large. Perché la sua missione era così ampia. Su vision. Visione. Su vision. Grazie. To his vision. La sua visione. And for this vision, e per questa visione, he gave us his mission. Per questa visione lui lasciò la sua missione. Each and every one of us have a mission. Ognuno di noi ha una missione. And what we are trying to do, e cosa cerchiamo di fare, is a small effort for this. È un piccolo sforzo per questo. The real effort
il reale sforzo lies in a life of dedication. Il reale sforzo è in una vita di dedicazione, di dedizione. For the welfare of others. Dedizione al benessere degli altri. So the Jarikanda. Quindi Jarikanda is a very good example. È un veramente un buon esempio di tutto ciò. And our cow protection program. E il nostro, e la nostra, il nostro programma della protezione delle mucche. That should be given help by all those who love the cows. Deve ricevere l'aiuto di tutti coloro che amano le mucche. It is a social responsibility. Questo si chiama responsabilità per il sociale. But it's a love responsibility. Ma è anche una responsabilità per l'amore. The mother cow is also representative of Mother Earth. Il madre mucca, anche lei è una rappresentante di madre terra. The easiest thing is to say, oh, I have nothing to do with this. La cosa più facile è dire, ma insomma, io con tutte queste cose non ho niente a che fare. But Prabhupada didn't take that attitude. Ma Prabhupada non accettava un'attitudine del genere. He always lui sempre helped everybody. Lui sempre era all'aiuto di tutti quanti, aiutava tutti. So stay in contact. Quindi per favore rimanete in contatto. Let us decorate the walls with the money. Quindi invece di decorare i muri con i soldi. And let's decorate our hearts with the holy name. E invece decoriamo il nostro cuore con il santo nome. If you want to decorate your heart with the money, se voi voleste decorare il vostro cuore con i soldi, and then you will not be able to decorate anything outside. Voi poi fuori non potrete mai abbellire niente. Outside everything will become hellish. Tutti, perché fuori tutto diventerebbe infernale. But you have come such a long way. Però voi avete fatto un bel tragitto. You must hear something from our Siddhanti Maharaj. E dovete sentire qualcosa anche dal nostro Siddhanti Maharaj.